vi portiamo lassù, in cima al campanile. Amici di Cortina, benvenuti! Finalmente posso dire che è arrivata un bel po' di neve e nonostante il vento e il freddo, la regina delle Dolomiti regala un panorama sensazionale che noi oggi vi faremo vedere dalla cima del campanile. In pochissimi hanno avuto la fortuna di entrarci e noi di Benvenuti a Cortina vi facciamo un regalo e vi portiamo nel simbolo di Cortina, costruito nel 1858 e alto circa 65 metri. Vi faremo vedere la cella campanaria, il terrazzo panoramico e molto altro. Quindi cosa stiamo aspettando? Andiamo! Mentre saliamo i moltissimi scalini che ci porteranno in cima al campanile, noi di Benvenuti vi portiamo al Passo Jau, dove abbiamo conosciuto Michele Ali, fondatore della scuola sci Kite for Freedom. Ma non si tratta di semplici sci, bensì di snow kite. Che cos'è? Prendete una vela, un paio di sci o uno snowboard e preparatevi a prendere il volo. Una disciplina davvero adrenalinica e divertente che in Italia è praticata in pochissime località e Cortina tra queste non poteva mancare. Anche voi siete curiosi di provare lo snow kite e di godervi un panorama mozzafiato da lassù? Venite con noi! Kite for Freedom è nata nel 2007 per così una mia idea per cercare di trasmettere la mia passione per il kite sulla neve a chiunque voglia provare qui a Passo Jau, che è un ottimo spot per le condizioni sia di neve che di vento. In questi 7 anni abbiamo cercato di trasmettere tutto il nostro sapere, le nostre passioni legate alla neve e al volo degli aquiloni a tutte le persone che ci hanno contattato. Lo snowkite praticamente è l'unione dello sci insieme al volo di un aquilone. Sci o tavola. Una volta che hai collegato il tuo aquilone al trapezio, con solo la forza del vento puoi farti trainare sulla neve, una sorta di ski lift naturale. Non è, come molti credono, fondamentale essere molto bravi con gli sci o con la tavola, ma bisogna fondamentalmente imparare a pilotare l'aquilone. È il nostro migliore amico sulla neve. Una volta che sappiamo come gestire la vela in aria e a terra, dopo ci concentreremo anche sullo sci o sulla tavola. Chiunque può provare, si incomincia a giocare con piccoli aquiloni fino ad aquiloni sempre più grandi che hanno una maggiore potenza. Ovviamente se uno è bravo con gli sci si divertirà maggiormente, ma non è la condizione fondamentale. Il mio obiettivo è anche quello di fare conoscere lo snowkite a 360 gradi, quindi non solo di venire qui a Passo Jau, che è facilmente raggiungibile con la macchina, aprire la vela e andare in giro per le valle, ma unire l'aquilone alle gite con le pelle di foca, con le ciaspe, quindi raggiungere altri spot, principalmente facendo un'escursione e una volta sul luogo aprire la vela e poi andare in giro con gli aquiloni in modo da fare una giornata intera di avventura tra virgolette sulla neve. E il vento in montagna è sempre abbastanza incostante, comunque per fare snow kite non c'è bisogno di vento molto forte, ma le giornate più belle sono quelle dove c'è una leggera brezza che ci permette di scivolare sulla neve, di risalire i pendii in tutta tranquillità, e alla fine rimane sempre un gioco e si gioca con l'aquilone guardando il cielo. Non è niente di estremo e viene fatto tutto in massima sicurezza. L'anno 1861 e a Cortina c'era una piccola fanfara a cui vennero aggiunti dei musicisti, una nuova sede, un regolamento ma soprattutto un nuovo nome, Corpo Musicale di Cortina d'Ampezzo. La banda era ed è a Cortina una vera istituzione, importante per il territorio anche perché d'estate ad agosto organizza la famosa festa del Rabandes, connubio di musica e cultura popolare. E il 2015 è l'anno del cambiamento. Dopo una lunga e importante collaborazione con il bravo Antonio Rossi, cambio della direzione, c'è un nuovo maestro. Simone Nucciotti, 28 anni, fresco il diploma al Conservatorio di Trieste. E noi siamo andati a conoscerlo. Fate largo! Arriva la banda! Io sono in banda dal 2006,
E sono entrato quasi per caso in banda, perché la banda aveva bisogno di nuovi percussionisti per l'incisione del CD e mi è stato chiesto. Una volta ho detto, ma dai, proviamo ad andare a vedere che cosa succede. Io già studiavo e poi da lì è partita una grande esperienza che è ancora continua. Io nel frattempo ho continuato a studiare al Conservatorio Tartini di Trieste, dove a novembre di quest'anno mi sono laureato in direzione corale e composizione di coro. È stato affidato a me e a Davide Donazzolo la direzione del concerto di Natale, che è stata fin da subito un grande traguardo da raggiungere, davvero molto soddisfacente. E poi a gennaio la presidenza ha deciso di affidare a me la guida di questo sodalizio che ormai da 154 anni porta avanti un grande impegno di cultura e di arte in questo paese. Per me naturalmente è una grandissima gioia, un grande onere, ma sicuramente un grande onore, una grande emozione. La banda per me è, in poche parole, non solo musica, è un gruppo di persone che portano avanti l'amicizia e lo stare insieme nel nome della musica. È come essere sotto una grande cupola di arte che ci rende tutti uniti e tutti uguali in una cornice splendida. La banda ha un impegno che dura 365 giorni, perché naturalmente non si limita soltanto alle sfilate o soltanto ai grandi concerti, che forse sono quelli un pochettino più appariscenti. Collaboriamo con il comune e quindi ogni servizio per noi è d'obbligo: le comunioni, le cresime, le sfilate religiose piuttosto che quelle civili, grandi concerti durante tutta l'estate, ma non solo, anche durante l'anno, il grande concerto di Natale, abbiamo un sacco di trasferte, abbiamo davvero un impegno che dura tutto l'anno, si parla di circa 120 e forse più servizi all'anno, quindi diciamo che un giorno su tre un bandista è impegnato a lavorare per la banda, che non è poco. E naturalmente speriamo che questo progetto continui nel bene della musica e nel bene della banda, con il sorriso sulle labbra. Cento anni fa, le nostre montagne furono teatro di uno degli avvenimenti più sconvolgenti della storia recente, la Prima Guerra Mondiale. Cortina era terra di confine, faceva parte dell'impero austro-ungarico e quando l'Italia decise di dichiarare guerra all'Austria, le nostre Dolomiti non furono più le stesse, si macchiarono del sangue di tanti, troppi soldati. In Valparola, sotto il Monte Lagazuoi, c'era un appostamento di guerra, detto Forte Tre Sassi, che nel 1915 venne bombardato e semidistrutto. Ora, dopo il restauro, è un museo dedicato alla Grande Guerra, ricco di reperti di quel fronte. E la storia, la nostra storia, è scritta lì dentro, per non dimenticare mai. Il forte Sperr Comando Tre Sassi, un forte austriaco per un nome italiano. Tre Sassi perché la località è in Tre Sassi, nella lingua ladina in mezzo ai sassi. Il forte fu realizzato dallo Stato Maggiore austriaco come forte di sbarramento nei confronti dell'allora Regno d'Italia. All'inizio di quella guerra del 24 maggio 1915, questo forte ha subito un pesante bombardamento da parte delle artiglierie italiane. Lo renderanno inutilizzabile, la guarnigione stessa del forte lo dovrà abbandonare con uno stratagemma abbastanza innovativo per quella guerra di 100 anni fa. Il comandante del forte deciderà infatti, una volta abbandonato, di lasciare l'illuminazione accesa per far credere che il forte era ancora abitato. Così l'artiglieria continuerà a sparare, a sprecare munizioni. Gli austriaci diranno che è costato più agli italiani distruggerlo che a noi costruirlo. Il forte custodisce appunto tantissimi oggetti dovuti a un'attenta e lunghissima ricerca da parte della famiglia Lancedelli di Cortina. Fra le particolarità del nostro forte c'è anche un'escursione esterna, la possibilità di visitare le trincee, i baraccamenti dove alloggiavano i soldati che difendevano questo settore del fronte. Negli anni 60, io ero ragazzo, ho cominciato a raccogliere i cimeli di guerra insieme a mio padre. Lui era un ex recuperante che negli anni 30 accompagnava gli zii a raccogliere questo materiale per venderlo ai rigattieri. Io ho cominciato a conservare questo materiale e all'età di 20 anni ho deciso di creare un museo di guerra. E finalmente nel 2000, attraverso il comune di Cortina, abbiamo potuto restaurare questo fortino e adibirlo a museo di guerra. Quando ero ragazzo c'erano ancora molti reduci vivi
e questi reduci mi raccontavano le loro esperienze di guerra e mi accompagnavano anche sulle zone di battaglia, mi raccontavano le loro avventure. Da questo nasce tutta la mia passione. Ho potuto realizzare anche tante mostre con un notevole interesse turistico e storico, e questo ha potuto dare lustro a tutto quello che è stato il mio lavoro. Eccoci finalmente arrivati in cima, guardate che spettacolo puro! E da quassù, noi di Benvenuti a Cortina, festeggiamo un compleanno importante, i 28 anni di una delle riviste storiche della Regina delle Dolomiti, Cortina Magazine, dove? Nell'atelier di Cortina Style, dell'architetto Ambra Piccin, che per festeggiare ha deciso di organizzare uno show cooking davvero di altissimo livello. Gli chef ampezzani Gianluca Beltramini e Michel Oberhammer hanno deliziato tutti gli ospiti con alcune ricette davvero, davvero speciali. Insomma, festa, musica, design, architettura e ottimo cibo per un evento glamour davvero riuscitissimo. Abbiamo festeggiato i 28 anni della rivista Cortina Magazine, che per noi è la rivista di eccellenza di Cortina da un pezzo. È la rivista storica, quella che ha seguito sempre tutte le nostre attività, non solo turistiche, ma anche legate al mondo delle costruzioni, al mondo della progettazione, al mondo dell'artigianato, del design e della moda. Abbiamo quindi pensato di rendere omaggio a questa grandissima rivista, che per noi è diventata ormai partner, organizzando una vera festa di compleanno, che è stata un successone negli spazi di Cortina Style. Abbiamo allestito in questo atelier un cooking space vero e proprio, facendo arrivare da Milano, dalla sede dell'Arclinea, una cucina professionale, dalle finiture veramente ragguardevoli. Abbiamo ovviamente invitato i migliori chef che ci sono disponibili. Ringrazio ancora Michel Oberhammer e Gianluca Beltramini, che hanno deliziato con le loro pietanze tantissime persone. Siamo stati tantissimi, Guido Fassina ci ha supportato con la sua musica. Sono successi importanti questi, perché tutti quanti noi operatori di Cortina, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di unirci per dare un segnale molto positivo. Cortina c'è, è forte e non è seduta. Il 21 di febbraio stiamo organizzando un'altra manifestazione molto importante, sempre nell'atelier di Cortina Style, dove verranno invitati moltissime aziende di Cortina, ma questa volta nella produzione del cibo. Infatti siamo nell'anno dell'Expo e anche noi abbiamo i nostri contatti e stiamo portando l'Expo un po' a Cortina, anzi anticipiamo l'Expo, tutta la serie di eventi che con Cortina Style e Cortina Magazine abbiamo programmato per tutto l'inverno di quest'anno, l'inverno 2015. Cortina Style ama le sfide, ama stare vicino al proprio territorio, però ama anche portare Cortina nel mondo. È stata quindi una festa importante, piena di contatti, di collegamenti e di promesse, ma anche di incontri con persone meravigliose che credono in Cortina e che insieme a noi vogliono fare mille cose. Sta per terminare anche questa puntata di Benvenuti a Cortina. Da quassù, il cuore pulsante della Regina delle Dolomiti, io vi ricordo i prossimi appuntamenti. Dal 6 all'8 febbraio tutti in Faloria per la Coppa Europa di Snowboard Cross, adrenalina pura, con la gara di sabato 7, la prima in notturna, la festa di rifugio e il concerto del gruppo rock anni 70 Drunk Donkeys, davvero da non perdere. Torna poi un classico dei classici, il 7 e l'8 febbraio la Gran Fondo Dobbiaco Cortina, una gara di sci nordico davvero imperdibile. Perché poi non approfittare di questa bellissima neve per un'uscita con gli sci d'alpinismo oppure per un po' di free ride con l'eliski? Tutte le informazioni le trovate sul sito cortina.dolomiti.org. Non dimenticate di seguirci su Facebook e anche sul canale YouTube, dove vi vogliamo sempre più numerosi. Io, da quassù, da questo panorama mozzafiato, vi saluto. Vi do appuntamento tra 15 giorni con la prossima puntata. E ricordate che a Cortina siete sempre i benvenuti.
Ciao e alla prossima!